Le associazioni svolgono un ruolo strategico, uso proprio questa parola forte, che è quella di fare conoscenza, di richiamare l'attenzione, di portare dei bisogni che rappresentano e che vivono anche personalmente. Nello stesso tempo sono utili per accompagnare anche chi vive certi disagi, perché qui parliamo di situazioni di dipendenze che non sempre si percepiscono, che poi riguardano la persona che la vive, ma diventa un problema sociale anche familiare, e affrontarle significa farlo in modo complesso. Ci devono essere servizi, strutture e delicatezza. Uso anche questa parola, sempre più adolescenti vengono coinvolti da questo bisogno, da queste fragilità, e quindi ecco, Fano non può non esserci, non può non accompagnare questi percorsi. E il 15, che è la giornata nazionale per i disturbi alimentari, lascia un segno, che l'illuminazione dell'Arco d'Augusto, che l'Arco d'Augusto per Fano è la porta di ingresso, e sta a significare che la città apre la propria porta per affrontare una problematica, per essere vicino a chi la segue e a chi fa qualcosa per gli altri.